A Good My Mind Made Up di Isan Funk ci introduce l'appuntamento di questa mattina su Radio FM 1 con l'ospite di oggi. Abbiamo qui in studio Mary Marziali, candidata all'uninominale alla Camera dei Deputati. Ascoli è fermo per il Partito Democratico, più Europa, articolo 1, Verdi, Sinistra Italiana, Partito Socialista Italiano, Impegno Civico. La conosciamo come sindaca di Monterubiano, ma in realtà chi è Mary Marziali? Innanzitutto buongiorno a tutti, come è stato detto sono attualmente la sindaca di Monterubiano. Il mio impegno istituzionale negli ultimi anni è stato concentrato sul tema dei diritti. Dal 2010 al 2020 ho avuto la possibilità e l'onore di far parte della Commissione regionale Pari Opportunità che si è, diciamo, impegnata su tutto il territorio. Negli ultimi 5 anni ho avuto anche l'onore di presiederla. Il mio impegno istituzionale è stato incentrato sul tema dei diritti e delle pari opportunità costituzionalmente garantite ed è stato un lavoro su tutto il territorio regionale, sui temi che non hanno attraversato soltanto le donne, ma penso anche alle pari opportunità intese come una valorizzazione delle differenze. E posso dire che è stata un'esperienza istituzionale che mi ha permesso di conoscere tutto il territorio, le sue specificità, ma anche le realtà associative che sono il grande valore aggiunto nel nostro territorio. Lavoro dal 2005 all'interno di un ente pubblico nel settore della formazione professionale delle politiche attive del lavoro. Prima era provincia di Ascoli, poi divenuta provincia di Fermo e oggi è Regione Marche. Mi sono sempre occupata in questo contesto, soprattutto diciamo della formazione professionale, dell'apprendistato, quindi dell'inserimento lavorativo dei giovani e dell'orientamento come supporto alle persone, diciamo, nel reinserirsi nel mercato del lavoro. Il mio impegno politico e istituzionale in questi anni è stato incentrato sulla politica intesa come impegno per il bene comune. E quali sono i motivi all'origine della sua candidatura e inoltre quanto incide in lei la territorialità? Allora, innanzitutto sono molto orgogliosa che il Partito Democratico, il mio partito, l'unico partito in cui io abbia mai militato e che ho contribuito a fondare nel 2007, mi abbia chiesto la disponibilità a candidarmi. L'esperienza che ho maturato in questi anni, quindi la donna delle istituzioni che io sono oggi, la devo al Partito Democratico e alle donne e agli uomini con cui in questi anni io ho condiviso la militanza politica. Quindi nel momento in cui mi è stata chiesta questa disponibilità, anche per quanto io ho ricevuto nella mia formazione politica istituzionale, mi è sembrato giusto e doveroso mettermi a disposizione del Partito Democratico in questa esperienza. Relativamente al discorso della territorialità, mi permetto di dire, diciamo, in questi giorni io in campagna elettorale mi sto confrontando con i cittadini, con le imprese, con le associazioni di categoria e insomma con i diversi contesti che attraversano il territorio. Faccio nulla di diverso rispetto a quello che io ho fatto in questi anni, cioè al di fuori di qualunque campagna elettorale, io ho il confronto e l'ascolto con i cittadini, con le imprese, sia nel mio ruolo istituzionale, sia nel mio impegno lavorativo c'è sempre stato ed è stata, diciamo, un'interlocuzione che fortunatamente è andata al di là delle appartenenze politiche, quindi rispetto a questo ho sempre avuto, diciamo, un approccio e un'interlocuzione con tutti i cittadini, con tutte le realtà, a prescindere dal mio punto di partenza e di appartenenza politica, fermo restando che i principi e i valori ideali che sono, diciamo, la base del Partito Democratico sono stati poi sempre alla base del mio agire e quindi il mio impegno nel caso in cui io venissi eletto in Parlamento sarebbe comunque all'interno di un territorio che già io conosco, nel quale ho, e parlo di territorio complessivamente, quindi Fermo ed Ascoli, visto insomma che sono originaria di Carassai, ho lavorato per lungo tempo per la provincia di Ascoli e poi vivo e lavoro nel territorio fermano da molto tempo, che oggi è anche a ministro, quindi ho la consapevolezza di conoscere questo territorio nelle sue fragilità, ma nelle sue grandi enormi potenzialità. E quindi quello che rivendico di questa campagna elettorale è che io sono la candidatura del territorio, che sono stato un interlocutore a prescindere dalla mia appartenenza politica, che per me è sempre stato un valore aggiunto, ma mi sono rapportata e confrontata con tutti i diversi ambienti e contesti. E concludo dicendo che in realtà nessuna partita è vinta in partenza e quindi il mio impegno rispetto a questa campagna elettorale sarà per vincere le elezioni all'interno di questo collegio.
A proposito di campagna elettorale, quali sono i temi principali? Allora, innanzitutto io parto dal tema dei diritti che mi ha vista impegnata istituzionalmente, ma voglio declinare questa parola nel suo contenuto sostanziale, quindi penso al tema del lavoro, che è la prima forma di espressione di ogni persona e che ha visto il mio impegno lavorativo negli ultimi anni, nella consapevolezza che il mondo del lavoro è ancora, diciamo, un percorso incompiuto soprattutto per i giovani e per le donne. In questa campagna elettorale ho avuto l'opportunità di confrontarmi rispetto a questa tematica e della necessità di quanto la politica deve fare per inserire e dare una nuova speranza ai giovani che hanno difficoltà non soltanto nell'inserimento lavorativo, ma anche nel fatto che vengono proposte delle forme contrattuali di stage e tirocini che coprono un lavoro dipendente, quando invece in realtà purtroppo sono delle forme di precariato. Quindi innanzitutto il tema del lavoro per i giovani, perché i giovani sono il futuro del nostro paese, quindi dare una risposta concreta rispetto alla tematica del lavoro. Se il nostro paese investe nella scuola e nella formazione universitaria di questi giovani, poi non possiamo farli andare altrove all'estero per poter mettere a disposizione le loro competenze, perché significa un disvalore e significa, diciamo, un impoverimento per quanto riguarda il nostro paese. Quindi penso a proporre dei contratti di lavoro che siano stabili, che poi permettono ai giovani di poter, ad esempio, andare in banca per poter richiedere un mutuo e poi costruire il loro futuro all'interno di un contesto familiare, perché penso che sia una risposta e un punto di partenza di cui la politica deve farsi carico. Penso alle donne, che sono purtroppo molto spesso fanno difficoltà nell'inserimento, nel reinserirsi dopo la maternità, che molto spesso è una parentesi di vita che viene unicamente incardinata sulle spalle delle donne, senza un servizio di un sistema di servizi, di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la suddivisione della genitorialità. E parlo di questi due, dei giovani e delle donne, perché non sono soltanto loro che sono fuori dal mercato del lavoro e quindi hanno una vita sospesa per un'incertezza legata alla loro condizione lavorativa, ma credo anche che il mondo del lavoro si priva delle loro competenze. E relativamente alle donne e al mio impegno istituzionale negli anni ho diciamo, approfondito che ad esempio le donne che vivono la violenza, che sono purtroppo vittime di violenza, senza un'indipendenza di carattere economico hanno anche difficoltà nel poter uscire da quel vissuto di violenza, quindi il tema del lavoro è centrale. Dopodiché il tema dell'ambiente, visto anche la situazione attuale, penso che sia farci carico del contesto e prenderci cura del contesto dove viviamo, penso che sia una priorità importante, come il modello di sviluppo, un modello di sviluppo che possa sostenere le imprese di tutto il tessuto produttivo, quindi penso alla transizione digitale, penso al discorso ambientale, penso anche un sostegno alle imprese che poi sono il contesto che dà lavoro e quindi ha una fiscalità, a un modello che tenga conto, ad esempio, all'interno dei nostri territori, di dare degli strumenti all'area di crisi complessa nel Fermano come l'Ascolano, e in maniera tale che questo possano essere veramente degli strumenti per affiancare e potenziare il tessuto imprenditoriale. Lei è sindaca di Monterubiano, dicevamo in apertura di questo appuntamento. Come si conciliano la candidatura e l'eventuale elezione con il ruolo istituzionale che riveste attualmente? Allora, il sindaco di un piccolo comune, quindi di un comune in realtà sotto 20.000 abitanti, non ha l'obbligo né di dimettersi in caso di per candidarsi, come in realtà doveva accadere per i comuni più grandi, e nemmeno, diciamo, in caso di elezione. Quindi innanzitutto ho chiarito questo presupposto, che per me era fondamentale, perché altrimenti non avrei mai potuto accettare una candidatura che andasse a tradire la fiducia che i miei cittadini hanno dato nel 2020 per rivestire il ruolo di sindaco. In realtà posso dire che sono a capo di una grande squadra di amministratori impegnati e generosi che si spendono per il comune di Monterubiano, quindi insieme continuiamo a impegnarci per la nostra comunità. Io sono sempre il sindaco e quindi per me, diciamo, nel mio essere sindaco non cambierà nulla per quelli che sono i progetti che stiamo portando avanti per la nostra comunità, e vorrà dire che se dovessi essere eletta sarà il nostro territorio ad essere rafforzato rispetto alla rappresentanza delle necessità, delle esigenze e, mi permetto anche di dire, dei borghi e dei piccoli comuni. E per quanto riguarda le priorità, quali sono? Allora, come dicevo prima, il lavoro,
la scuola, la salute e la sanità, diciamo, penso che sia, dopo quello che abbiamo vissuto con il momento della pandemia, la necessità di rafforzare i servizi territoriali, i servizi di prossimità rispetto ai cittadini, e quindi, diciamo, in maniera tale che non si creino delle diseguaglianze. E poi sicuramente il sostegno al tessuto imprenditoriale e al tessuto produttivo, che poi è il volano che può produrre veramente lo sviluppo di un territorio. Si parla molto di infrastrutture per le Marche Sud, vedersi per esempio la 14, la ferrovia, e di sanità da potenziare. Qual è la sua posizione al riguardo? Le infrastrutture sono un tassello, è un presupposto importante per poter veramente parlare di potenziamento di tutto il tessuto produttivo. Quindi se vogliamo veramente rendere competitive le nostre aziende, dobbiamo avere la consapevolezza che le infrastrutture sono il punto primario per poter colmare quelle gli svantaggi che ad oggi purtroppo abbiamo. Quindi la mia interlocuzione è veramente, cioè, di riconoscere un valore a questo investimento, e mi auguro che in realtà il tema che torni ad essere un tema dell'agenda politica, che si trovino le risorse necessarie per questi investimenti. Vedo anche l'investimento infrastrutturale in termini anche di un quadro d'insieme, quindi che si parta da un ascolto degli amministratori, da un ascolto del territorio relativamente agli interventi che si vorranno fare per il nostro territorio, augurandoci che le Marche Sud non siano sempre penalizzate rispetto alla possibilità delle infrastrutture viarie come degli altri servizi. E in questo reputo, diciamo, le infrastrutture un tassello importante. Penso al mio contesto di appartenenza, la Valdaso, e al collegamento che la Valdaso dovrà avere per il futuro ospedale che è nel territorio, diciamo, di Campiglione, proprio per non creare delle diseguaglianze territoriali all'interno, diciamo, dello stesso contesto, tra i cittadini che possono veramente raggiungere i servizi e avere dei servizi di prossimità. Quindi reputo le infrastrutture un grande valore. Mi auguro però che le scelte politiche che verranno fatte in un quadro di insieme territoriale, di condivisione, tenendo conto anche poi delle caratteristiche dal punto di vista paesaggistico e ambientale che il nostro territorio ha. Salutiamo allora Mary Marziali, candidata all'uninominale alla Camera dei Deputati nel Collegio Ascoli Fermo per il Partito Democratico più Europa, Articolo 1, Verdi e Sinistra Italiana, Partito Socialista Italiano e Impegno Civico. Una buona giornata. Grazie a voi.